Katia, all'anagrafe di Malo. Cato, diminutivo ungherese di Katalin, nelle lettere e nell'intimità dei suoi affetti. Un semplice K in qualche rara pagina letteraria di Meneghello, segno del profondo pudore per un passato tanto straziante quanto intimo e privato, e per l'intensità di un presente d'amore condiviso. Katia nasce a Novi Virbas il 28 agosto 1919. È figlia di Mavro Bleier e Malvina Grünwald, ultima di 5 figli, Olga, Vera, Vladislav, Geza. È ebrea di madrelingua ungherese, nata nella Bačka, in Vojvodina. In una foto con sua madre ci appare bambina. La storia cancella e disperde le biografie. Vladislav viene arrestato a Zagabria e ucciso. Vera muore combattendo come partigiana in Jugoslavia. Geza riesce a fuggire negli Stati Uniti. Olga e il marito Jeno sono deportati in Italia. Katia, poco più che ventenne, resta con i genitori, la cognata Ranka, vedova di Vladislav, e il suo bambino. Impossibile rimanere a Zagabria, si cerca la fuga oltre il Danubio, racconta Meneghello. La fuga, clandestina e angosciosa, del piccolo gruppo familiare, l'arrivo notturno sul Danubio, l'allucinante traversata del fiume, è uno dei pochi momenti della sua storia di allora di cui Katia mi ha parlato, e mi ha sempre commosso il pensiero della ragazza che porta in salvo i suoi, il coraggio, la pietas, il trasbordo dei penati sul fiume. Tornati in Vojvodina, si rifugiano a Zenta. Katia lavora come sarta, si occupa dei permessi di soggiorno, tiene contatti con la sorella Olga. Mia cara Olga e mio caro Jeno, come sarebbe tutto bello se solo potessimo tornare di nuovo insieme, perché questa continua ansia per voi mi sta consumando. Nella primavera del 1944, Katia, i suoi genitori, la cognata Ranka e il piccolo Volvili verranno tutti deportati ad Auschwitz. Solo Katia sopravvive alla selezione all'arrivo a Birkenau. Dopo la liberazione, entra clandestinamente in Italia e raggiunge la sorella Olga e il suo marito Jeno a Malo. Sarà la salvezza, un piccolo paese nell'Alto Vicentino, un'altra lingua, quasi una nuova identità. Katia Bleier e Luigi Meneghello si sposano a Milano il 23 settembre del 1948. Pochi giorni dopo, Meneghello deve rientrare in Inghilterra, all'Università di Reading. Inizia l'attesa per una nuova vita, ancora un viaggio, ma non più una fuga clandestina. Cara Cato, ti aspetto con il cuore tranquillo e vorrei che tu ti sentissi sicura. È l'ultimo viaggio che fai da sola e vieni nella tua famiglia. Era per questo che sei sopravvissuta nella guerra e io dedicherò tutte le mie forze a farti sentire che valeva la pena. La presenza di Katia nell'opera letteraria di Meneghello è profonda e pervasiva. È lei che lo spinge a trasformare qualche appunto sparso in una scrittura che darà vita a Libera Nossa Malo. È lei la prima lettrice e critica. Sulla pagina fiora con grande discrezione. Cato diviene K, figura di se stessa, persona e personaggio, e il riserbo per la tragedia della Shoah è pressoché assoluto. Ne rimane una traccia in un sogno ricorrente. Ho sognato che K ha comprato un treno. Durante un viaggio di ritorno, da non so dove a non so dove, ci siamo persi da una tappa all'altra di questo viaggio, ricorrente nei miei sogni. E quando ci siamo ritrovati in una stazione simile a quella di Reading, ma più grande, K mi ha detto che aveva avuto questa occasione e comprato questo treno. E usciti sul marciapiede del binario numero 1, me lo ha indicato 2 o 3 binari più in là, spostato a sinistra. Era composto di una locomotiva alta e massiccia e vagoni in proporzione piombati. Ecco un ritratto di K di insolita estensione. Verdi panni, sanguigni, oscuri o persi, secondo me non vestì donna un quanco come questa.
È la cosa più civile che ho trovato al mondo, benché dica il fame, e per correggersi il famme, e sgrammatichi in tutte le lingue. È più profonda la grammatica che sa negli strati profondissimi della grammatica. Non gerundi o casi, non algebra, non punti cardinali, ma la ragione delle cose del mondo. Questa grammatica è soprattutto cognizione del dolore, compassione, sentimento sacro di chi non crede in un Dio, ma riconosce l'universalità della vita e morte degli affetti più intimi e sa tradurre tutto questo in umanissima elegia. Il luogo era deserto, c'era il sole. Kappa allineava alcuni ciottoli di qua sulla pietra di Hieno, di qua sul tumulo di Olga. Siamo restati lì in silenzio qualche minuto. Poi Kappa ha detto sottovoce qualcosa in forma di elegia per la sorella morta e forse in forma di umana riflessione sulla vita di lei e di Hieno e di chiunque altro viva e muoia. E ciò che ha detto è stato: poveri diavoli. E questo, con spaventosa potenza, è sceso dentro di me, mi ha attraversato, me e tutto quello che sono e sono mai stato, una scheggia rovente di pietà, la profonda, segreta materia della nostra vita.